Buon pomeriggio. Spero che sia che mi vediate, credo di sì. Sono Federica Musu e vi do il benvenuto a questo piccolo evento di Fiera Off Web, organizzato dalla Fiera del Libro di Iglesias, che in occasione del Maggio dei Libri ha programmato tutta una serie di appuntamenti, tra i quali questo piccolo caffè filosofico. Un caffè filosofico che abbiamo realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Porto Scuso, un comune partner storico della Fiera del Libro di Iglesias, comune con il quale l'estate scorsa abbiamo anche realizzato un Kimbe Book Fest, cioè un festival letterario filosofico al Kimbe Bar di Porto Scuso, che ha avuto un notevole successo, una grande partecipazione di pubblico. E quindi questa sera vi vorrei proporre e consigliare la lettura di due brevi e interessanti saggi, raccolti e contenuti in due libricini che mi sono cari al di là del contenuto per il contesto nel quale sono entrati in mio possesso. 2 anni fa, infatti, insieme all'associazione Argonautilus di cui faccio parte, alla Fiera del Libro di Iglesias, abbiamo avuto l'enorme piacere di essere ospiti del Super Festival al Salone Internazionale del Libro di Torino. E in quell'occasione, mentre mi aggiravo tra i vari padiglioni, mi sono letteralmente persa. E ho preso questi due saggi di cui vi parlerò questo pomeriggio. Il primo di Friedrich Nietzsche, Il nichilismo europeo, sottotitolo Frammento di Lenzerheide, mentre il secondo è un libricino, un saggio di un economista, John Maynard Keynes, dal titolo Possibilità economiche per i nostri tempi. Inizierei dal frammento di Lenzerheide di Friedrich Nietzsche, filosofo che chi mi conosce sa che amo moltissimo. Di questo saggio mi ha colpito anche l'umanità di Nietzsche, perché è un saggio scritto in un piccolo taccuino, poco più di 20 pagine, anzi forse meno, scritto nella solitudine di un villaggio di montagna in Svizzera. E in così poche pagine Nietzsche ha condensato tutta la sua filosofia, espressa in un concetto che è anche un fenomeno su cui tuttora, ancora oggi, ci si interroga. E questo concetto è appunto il concetto di nichilismo. Immaginatevi Nietzsche che in questa solitudine, l'8 giugno del 1887, nella fredda Svizzera, scriveva queste brevissime riflessioni. Due brevissime, spero semplici, considerazioni filosofiche. Nichilismo. Il nichilismo deriva come termine dalla lingua latina nihil, che significa niente, nulla. Dal punto di vista filosofico esprime l'annullamento di tutti i valori tradizionali che hanno caratterizzato la cultura europea. Nietzsche scrive a fine 800 ed è anche profetico, perché non soltanto descrive la società di fine 800, ma immagina che il nichilismo avrebbe caratterizzato il secolo successivo e direi che ha caratterizzato anche il nostro secolo ed è ancora molto attuale. Annullamento di tutti i valori tradizionali, Nietzsche ha in mente in particolare l'annullamento della morale cristiano-cattolica
cattolica, il suo tramonto, la sua fine, è la fine, il tramonto di tutte le metafisiche razionali che da Socrate in poi hanno caratterizzato tutto l'Ottocento fino a culminare in questa esaltazione della razionalità scientifica positivistica. Ora, ammettere la fine di questi modelli, di questi valori, significa far sprofondare l'uomo in una totale perdita di senso e di significato della sua propria esistenza. Di fronte a questa perdita dei valori tradizionali, si possono aprire all'uomo due possibili atteggiamenti. Un atteggiamento negativo, cioè un disorientamento totale, quasi paralizzante, che sconfina in un'angoscia esistenziale per non avere più dei punti di riferimento, oppure quello che è stato definito nichilismo attivo, una grande occasione per quell'uomo che ha il coraggio di vedere le infinite possibilità che gli si prospettano davanti, di progettare la propria vita su dei valori che certo non sono più precostituiti, non sono più trascendenti, non sono più già confezionati, ma che devono essere rifondati sull'uomo, che deve crearli da sé. Chiaramente questa nuova prospettiva, può essere una grande occasione, posto che si accetti con entusiasmo questa visione del mondo non più razionale, ma totalmente irrazionale, assurda, illogica, e apre a una dimensione totalmente soggettiva, dei valori. Soggettiva per l'individuo, chiaramente, che deve fondarli su di sé e che può aprire per se stesso infinite prospettive. Ma soggettiva anche in relazione agli altri, perché si deve ammettere che anche gli altri abbiano infinite diverse prospettive e valori rispetto ai nostri. Quello che oggi, con un'accezione spesso negativa, è stato definito relativismo. Un altro concetto importantissimo legato al concetto di nichilismo è una nuova concezione del tempo. L'eterno ritorno dell'uguale. Infatti, secondo Nietzsche, alle vecchie metafisiche occidentali era connessa una determinata concezione del tempo, una concezione lineare del tempo, ma col crollo e il tramonto di quelle metafisiche è necessario ripensare anche una nuova concezione del tempo. Le vecchie metafisiche erano tendenzialmente dualistiche. Prendiamo la religione cristiana, articolata tra una vita terrena e una vita ultraterrena, un prima e un dopo. La concezione del tempo è lineare, prima, passato, dopo, futuro. Un prima, questa vita terrena dove il senso non ci è dato a volte comprenderlo, ma abbiamo la speranza di poterlo comprendere poi, perché il senso si trova altrove. E dunque una concezione del tempo lineare, scandita in passato, presente, futuro. Ma se queste metafisiche dualistiche, il cristianesimo, sono tramontate e non offrono più spunti di comprensione della realtà, crolla anche quella concezione del tempo. Che cosa succede quindi in una nuova dimensione dove non esistono più i valori tradizionali, dove nulla ha più senso? Non ha più senso neanche quella concezione del tempo. Il tempo lineare non ha più ragione di esistere perché il senso non è altrove, il senso è già qui. Dunque, la linea del passato e la linea del futuro, quella che va indietro e quella che va in avanti, si piegano fino ad incontrarsi in un punto che si chiama l'attimo, ma dando origine a una figura non più lineare del tempo, ma circolare. E allora, in questa nuova dimensione del tempo, ciò che ha senso è l'attimo. Non è un qualcosa che deve ancora venire il senso. Il senso è già qui e sta all'uomo progettare, delineare questi infiniti orizzonti di senso, ma soprattutto accettare questa concezione del tempo, che cioè tutto si ripeta e
eternamente identico a se stesso, nella sua assurdità, nel suo disgusto, nella sua irrazionalità, nella sua illogicità. Chi, si interroga Nietzsche, avrà la forza, il coraggio, termine che in Così parlò Zarathustra ripete un'infinità di volte, di accettare questa nuova concezione del tempo? Vi lascio con Nietzsche, poi procedo con Keynes. Con pochissime righe scritte da Nietzsche, il paragrafo 15. Quali uomini si riveleranno allora i più forti, i più moderati, quelli che non hanno bisogno di articoli di fede estremi, quelli che non solo ammettono, ma amano una buona parte di caso, di assurdità, quelli che sanno pensare all'uomo con una notevole riduzione del suo valore, senza per questo diventare piccoli e deboli? I più ricchi di salute, quelli che sono all'altezza della maggior parte delle disgrazie e che quindi non hanno tanta paura delle disgrazie. Gli uomini che sono sicuri della loro potenza e che rappresentano con consapevole orgoglio la forza raggiunta dall'uomo. Ma come penserebbe un tale uomo all'eterno ritorno? E con questo interrogativo, passiamo invece alla lettura, all'analisi del saggio di John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, un economista britannico molto noto, perché ha ispirato lo straordinario piano di rinascita economica attuato da Francis Delano Roosevelt dopo la crisi economica del capitalismo del 1929, la seconda grande crisi economica del capitalismo, la prima del 1873. Infatti la teoria di Keynes, veramente in sintesi, è una teoria che era basata su dei concetti assolutamente nuovi per quel modello di capitalismo, e cioè l'intervento dello Stato nell'economia, il sostegno alla domanda sotto forma di sussidi erogati ai ceti meno abbienti, la redistribuzione del reddito soprattutto tra i ceti meno abbienti, con uno Stato che si fa datore di lavoro attraverso le grandi opere pubbliche e attraverso la costruzione del welfare state. Ma al di là di queste informazioni tecniche relative al New Deal e alla teoria economica di Keynes, ciò che mi ha colpito di questo saggio è innanzitutto il titolo e poi il lessico. Il titolo perché Possibilità economiche per i nostri nipoti, scritto nel 1930, dopo il tracollo economico culminato nel crollo di Wall Street. Credo che sia un titolo ancora attuale oggi, che stiamo vivendo una enorme crisi economica, benché le cause siano diverse. E mi piace la capacità di immaginazione, di progettualità, a proposito di progettualità, che si trova condensata in questo titolo. Un economista, quello che noi oggi definiremmo un tecnico, che non ragiona proprio da tecnico, ma che ragiona quasi da filosofo, ha una capacità di immaginare il futuro, non il futuro prossimo, il futuro per i propri nipoti. Ecco, credo che è una qualità che si è persa, che tutti coloro che sono chiamati ad avere responsabilità nei confronti della società dovrebbero avere la capacità, prima di prendere delle decisioni, di progettare la società che tu vuoi costruire a lungo termine. Lo dico per noi insegnanti, così come lo dico per i politici, per chiunque abbia da compiere delle scelte che hanno delle ricadute sulla società e che dovrebbero averle a lungo termine. Devi averlo, un progetto di che cosa vuoi costruire e costruire a lungo termine, assumendoti chiaramente le responsabilità delle tue scelte. Detto questo, mi è piaciuto moltissimo il lessico. Uno si immagina che un economista abbia un lessico freddo, distaccato, e invece, il linguaggio con cui scrive Keynes è veramente molto, espressivo. E vi vorrei leggere, due paginette.
La depressione che ha investito l'intero pianeta, l'abnorme anomalia della disoccupazione in un mondo bisognoso di tutto, i nostri stessi disastrosi errori, tutto questo ci impedisce di vedere sotto la superficie e di capire dove stiamo andando. La mia previsione è che le due forme di pessimismo più clamorose e contrapposte, il pessimismo dei rivoluzionari, convinti che una situazione così compromessa renda inevitabile un cambiamento radicale, e quello dei reazionari, persuasi che la nostra vita economica e sociale si regga su un equilibrio talmente instabile da sconsigliare qualsiasi forma di esperimento, si riveleranno a tempo debito entrambe errate. Nelle pagine che seguono, tuttavia, non mi occuperò del presente e nemmeno del futuro prossimo. Cercherò invece di proporre un antidoto alla miopia, e cioè una rapida incursione in un futuro ragionevolmente lontano. Che livello di sviluppo economico, proverò a chiedermi, possiamo immaginare di raggiungere da qui a 100 anni? Quali possibilità economiche avranno i nostri nipoti? E scrive ancora più avanti. Il fatto da considerare, però, è che nel nostro caso solo chi riuscirà a sopportare la vita, e il canto, si sa, non è per tutti. Insomma, per la prima volta dalla creazione, l'uomo si troverà ad affrontare il problema più serio e meno transitorio: come sfruttare la libertà dalle pressioni economiche, come occupare il tempo che la tecnica e gli interessi composti gli avranno regalato, come vivere in modo saggio, piacevole e salutare. I grandi investitori, quelli che sanno sempre come far soldi, possono portarci con loro nel regno dell'abbondanza, ma di questa abbondanza godrà solo chi riuscirà a coltivare l'arte della vita, perfezionandola senza vendersi. Eppure, nessun paese e nessun popolo può guardare alla prospettiva di questa età dell'oro senza un filo di apprensione. Da troppo tempo ci alleniamo a combattere, non a divertirci. Per l'uomo medio, che non ha particolari talenti e nemmeno più radici nella terra, o nelle venerate convenzioni di una società tradizionale, tenersi occupato rappresenta un problema tremendo. A giudicare dal comportamento e dai risultati delle classi agiate di oggi, in ogni angolo del mondo le prospettive non sono rosee. Dobbiamo aspettarci grandi cambiamenti anche in altre sfere. Nel momento in cui l'accumulazione di ricchezza cesserà di avere l'importanza sociale che le attribuiamo oggi, i nostri codici morali non saranno più gli stessi. Saremo finalmente in grado di buttare alle ortiche molti pseudoprincipi che ci affliggono da 200 anni e che ci hanno spinto a far passare alcune fra le più ripugnanti qualità umane per virtù eccelse. Potremo finalmente permetterci di assegnare al desiderio di denaro il suo giusto valore. L'amore per il denaro, per il possesso del denaro, da non confondersi con l'amore per il denaro che serve a vivere meglio e a gustare la vita, sarà agli occhi di tutti un'attitudine morbosa e repellente, una di quelle inclinazioni a metà criminali e a metà patologiche da affidare con un brivido agli specialisti di malattie mentali. E finalmente saremo liberi, liberi di accantonare tutte le abitudini sociali e le pratiche economiche che oggi decidono chi si arricchisce e chi no, e di quanto tutto ciò, insomma, che abbiamo mantenuto in vita a ogni costo, per quanto disgustoso o ingiusto ci apparisse, ritenendolo essenzialmente fondamentale all'accumulazione di capitale. Mi sembrano delle parole molto attuali. Spero di avervi offerto degli spunti di riflessione e di avervi creato un po' di dubbi, un po' di domande in quest'epoca in cui sembra che tutti abbiano enormi certezze. Io devo dire che non ne ho nessuna, ne ho molto poche, anche a proposito della scuola di cui tanto si parla questi giorni, da insegnante e da madre. Onestamente, non ho una visione chiara che cosa dovrà essere la scuola da qui ai prossimi mesi. Ho una mia visione della scuola a lungo termine, questo sì, che guida il mio essere insegnante.
Ma risposte in questo momento, o comunque certezze, onestamente non ho, ho molti dubbi, ma penso che sia importante avere i dubbi, coltivarli e costruire qualcosa continuando a usare anche l'immaginazione. Con queste riflessioni vi lascio e voglio ringraziare ancora l'Associazione Argonautilus, ringraziare questi eventi della Fiera Off Web, la Fiera del Libro di Iglesias, il Comune di Porto Scuso che ha patrocinato questo evento e chiaramente il Maggio dei Libri che ha accolto questa nostra iniziativa e tutti gli eventi che seguiranno e che vi invito a seguire insieme a noi. Ricordo i miei consigli di lettura, John Maynard Keynes, no, il nichilismo europeo, scusatemi, di Nietzsche e John Maynard Keynes, possibilità economiche per i nostri nipoti. Sperando di riabbracciarvi presto, di vederci nelle piazze, vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio.